Siamo qui oggi come cambiare rotta in sostegno dell'USB e di Rete Iside per la proposta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Stiamo contando morti come non se ne vedeva da tempo, siamo arrivati a 600 morti nei luoghi di lavoro. L'altro giorno un giovane di 18 anni è caduto dal tetto di un capannone su cui non doveva stare. Ogni giorno leggiamo di morti e feriti nei luoghi di lavoro e non c'è nessun provvedimento serio che lavori perché venga applicata la normativa sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e perché ci sia davvero un controllo da parte dello Stato di cosa accade nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo chiesto alla Ministra Calderone più volte di intervenire seriamente su questo. Oggi siamo qui perché stiamo raccogliendo le firme su una legge di iniziativa popolare, vogliamo raccogliere 50.000 firme perché sia introdotto il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime, in modo tale che chi ha l'ardire di togliere delle protezioni dai macchinari per andare più veloce e guadagnare di più sappia che lo fa a rischio di una pena molto grave e possa avere magari un ripensamento da questo punto di vista. Crediamo che sia arrivato il momento di intervenire realmente perché si sta trattando letteralmente di un massacro sociale soltanto per aumentare la produttività e i profitti dei padroni e delle grandi aziende. Noi a questo non ci stiamo perché è la stessa classe dirigente che per fare soldi promuove anche la guerra in questo momento. E per questo continueremo a mobilitarci a partire dai posti di lavoro per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, nelle scuole, nelle università, perché non è possibile che l'unico futuro che viene proposto alle giovani generazioni oggi sia quello di un mondo del lavoro sfruttato, sottopagato, che ci toglie la dignità e soprattutto che ci porta addirittura a delle situazioni di insicurezza e a rischio di morte.